Ciao a tutti e ben ritornati nella nostra mansarda per una nuova puntata di Gioca Giullari. Ci sfideremo a Dividend Ale, uno dei titoli finalista del Goblin Magnifico. Chi vincerà bevendo più birra? Vai con la sfida! Mentre noi giochiamo, giocate anche voi. A quale gioco appartiene questo puzzillo? La risposta alla fine del video. Ciao a tutti, eccoci qua. Come sempre, il gioco è già pronto e Even and Dale è qua che ci aspetta. E scopo del gioco quale sarà? Fare più punti vittoria dell'avversario producendo la birra migliore. Per farlo dovremo far sì che le nostre risorse, questi pirulini colorati, avanzino il più possibile lungo questo tracciato, così come il nostro mastro birraio, che ci darà sia un moltiplicatore per i punti vittoria, sia un tasso di conversione con cui scambiare le posizioni delle risorse. Vedremo dopo. Il gioco durerà 3 turni, perché nella versione a 2 giocatori il gioco dura soltanto 3 turni anziché 6 come nel gioco a 4, e siamo pronti ad iniziare. Sì, solo una chicca, visto che noi siamo dei figli, abbiamo anche i sottobicchieri di Even and Dale, e quindi vogliamo fare un po' i figli, tirarcela un po', quindi sorseggiare una birra. Non so quale hai preso, dei francescani? Beh, chiaramente, no, è una birra... Franciscaner dei monaci. Per l'appunto è una birra fatta dai monaci. Che apriremo ovviamente con la prima bottiglia della Tana dei Goblin. Yes! Ecco, adesso l'apro subito, distante dal gioco, perché non vorrei fare casini. Passo il sottobicchiere, sì, la prima bottiglia Albi, mettiamo distante da tutto. E il primo giocatore... Ah, il primo giocatore... Casualmente lì c'è il nero, che saresti tu, ma se vuoi lo tiriamo a sorte, va bene? Vai. Sinistra, destra? Sinistra. E sei tu il primo giocatore. Quindi io, come compensazione, ho il poter scegliere una cosa. Io scelgo di partire con 2 soldi in più. Che non fanno schifo. Allora, cin cin, in bocca al lupo, buona partita, che vinca il migliore, cioè io. Infatti, premetto che sto gioco faccio veramente schifo. Per non dire peggio, quindi ahimè, mi sa che la situazione è grigia. Comunque tocca a me. Non piangiamo sul latte bagnato. Ancora non versato. Allora, quindi io posso scegliere una di queste tesserine che ci sono sul percorso. Una volta che mi fermo non potrò mai più tornare indietro, quindi bisogna fare molta attenzione. Ma chi va piano va sano e va lontano. Prendo questa, che ha un costo 1. Costo 1 se lo metto dalla parte dell'ombra. Se la metto dalla parte soleggiata mi costa doppio. Io la metto dalla parte soleggiata e mi costa doppio. Che differenza c'è tra parte soleggiata e parte in ombra? Che quando si faranno gli scoring, ovvero prenderemo questi tondini viola, le tessere messe all'ombra ci forniranno soldi e le tessere messe al sole ci forniranno avanzamenti delle varie risorse. Intanto mi sono preso questo luppolo da 5 che vengo a mettere qui all'ombra e quindi pago 5. Io pago 2 perché lo voglio mettere anche la mia acquetta al sole. E la metto qua. Ok, così. Non si cambia poi. Vabbè, ricordiamo. Se no, te le prendi. Io mi prendo il monaco qua. I monaci non hanno un costo fisso, ma il costo dipende dalla casella in cui sono. E io mi prendo il monaco beige, lo metto anche lui all'ombra e anche loro richiedono la stessa regola, che all'ombra paghi la quantità scritta, al sole doppia. All'ombra del lupo, sarà stupido. Allora, io pago 4 perché la metterò all'ombra. Ma di 4? Sì, pensavo... Mi pagassi 8? No, pensavo andassi più avanti a prenderti altre tessere. No, no, no. Ti ho spiazzato? Ma no, neanche troppo, dire la verità. Io salto tanto avanti. Io voglio un altro luppolo. Voglio un altro luppolo. Bravo, che fai sentire l'ambientazione. Beh, mi sto mettendo d'impegno. Lo metto qua e pago 3. 1, 2 e 3. Vai tesoro mio. Sono indeciso. Vengo qua a pagare 6. Sperperiamo un po' di danaro. E il 6. Mettiamo.
Ok, io vengo qui e quindi faccio il primo scoring della partita. Questo scoring ce ne sono di diversi tipi, A, B e C. Quello C mi dice che io scelgo una tipologia di risorsa, quindi un colore di tessera, e attivo tutte le tessere di quel colore. Io ovviamente andrò in questo momento ad attivare le tessere verdi, che se all'ombra danno soldi, se al sole danno punti vittoria. Io lo metto qua. Punti vittoria. Sì, va bene, passi della risorsa corrispondente. La metto qua e quindi sono 8 soldi per me. E voi direte, ma hai speso 8 per arrivare a 8? Sì, sono un pirla. Vai, Vale. Spendo 2, 5. Hai già 3 tessere da 1, perché tre, te non sei insieme, ne? E la metto. mettila nel sole. Non so cosa sto facendo, sto lasciando degli spazi inutili, penso. Nulla è inutile, Valentino. Allora, è un pesopino laggiù. Allora, io vengo qua. Pago 6. Perché la voglio venire a mettere al sole. 5 e 1, 6. Ok. Ti prendi il Monaco. Metto. Allora, io vengo qua, mi prendo questa e la metto al sole pagando 10. Mi sa che sto facendo una cavolata, ma ci provo. Non so poi perché è proprio il bianco. Che materiale è? Che risorsa? Il vapore. Brava, ti vedo preparata. Il famoso vapore con cui... Io... quattro, rimango senza soldi, ma prima o poi qualcosa sarà. Allora, io ho ancora 1, 2, 3, 6, 7 soldi, ho ben 7 soldi e basta. Uno, due, vengo qui, spendo. No. Vengo là. Spendo 4 e lo metto lì. Spendi. No, ma perché non lo devo mettere lì? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Acquisto questa e la metterò sempre al sole, ma la metterò qui. Allora, io faccio già la prima cavolata. Allora, ognuno di noi ha queste carte che hanno dei, da una parte hanno dei potenziamenti che metteremo dopo qua, dei bonus che metteremo poi, vi faremo vedere quando, se mai sarà, oppure possiamo darli via per 3 soldi. È una cavolata farlo, ma... Ma in caso di bisogno, si fa. Si fa questo e si fa altro. Quindi mi prendo 3 soldi per spenderne 4. Prendere il signore qui e metterlo qui. Ok, quindi vedi che non stai facendo le cose a caso, ma stai lasciando dei buchi appositamente appositi. Sì, però... Allora, io vengo qua e mi prendo Pino che metto qui pagando 2. In questo momento capita una cosa, ovvero questo recinto qua io l'ho completamente circondato. Che significa? Significa che io sommo i valori di tutte le tessere, che in questo caso fa 16, e guardando questo spicchietto qua mi dice che tra 12 e 17 ottengo questo, ovvero un passo del mio mastro birraio e un capanno da 2. Il capanno da 2 mi dice che io posso attivare 2 tessere opposte tra di loro, quindi potrei attivare queste due. Io scelgo di attivare queste due, quindi farò 5 passi con il bianco, 1, 2, 3, 4 e 5, e ottengo 5 soldi. E ho fatto. E vabbè, bravo. Grazie. Allora, vediamo qua.
E anch'io vengo ad attivare il mio grano, mais, malto, così che. Quindi mi dà 4 soldi. 1, 2, 3, 4 soldi e 4 passi. 1, 2, 3 e 4. Perfetto, molto brava. Io vengo qui e ho 5 soldi che metto qui pagando. Cioè, pago 5 soldi per mettere giù quell'acqua da 5. Quanti gradi fa sta birra? Uno? No, 5 gradi. No, vabbè. Sì, perché in realtà io spero che bevendo birra faccia qualche cavolata. Infatti ho già bevuto birra anche a cena, ma... in realtà, ma... L'uno l'ho speso? Diciamolo. Sì, l'ho speso. Sì. Se non l'hai speso è tutto registrato, cavoli. Allora, tuoi. Aspetta, io ne avevo 2, sì. Ho preso 3, ne ho spesi 4. E poi ne hai presi 4. Okay. Anche tu hai circondato un recinto. Sì, e ho fatto 4, 5, 6 e 7. Ah, che brava! Allora, con 7 prendo il capanno da 0, quindi non attivo niente qua attorno. Che potrebbe anche non essere. Però con 7 posso fare 6 passi come mastro birraio, che non è male. Eh no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché fanno salire il signorino qua? Non è cosa semplice. Non è cosa semplice. Io arrivato qua sono obbligato ad andare nel passo, fondamentalmente, e scelgo il bonus. Potrei scegliere di essere il primo giocatore oppure qualcos'altro. E io, che ho solo un soldino marcio, mi metto qua e prendo 2 soldini. Adesso vengo qua. Vale, adesso può continuare a giocare e fare tutti i passi che vuole, volendo prendersi spendo tutto 4. Ciò che avanza. Caso non avessi speso il soldino prima, guarderemo le registrazioni nel caso 4. Prenderai le cinghiate che ti meriti per questo affronto. E 4 io lo metto qui. Così. Lo vengo qua. E qui, con questi spazi qua, a BC si può fare uno qualunque degli scoring precedenti. Il mio blu. Ok. Io sono qua, quindi faccio 4 passi. 1, 2, 3, 4. E adesso capita la cosa che dicevamo prima. Posso mettere, avendo coperto uno, come si chiama, uno spazio. Sì, sono così. Ho fatto 2 scoring di 2 slot adiacenti. Posso scegliere una carta. Mm-hmm. E in questo momento direi che scelgo la carta che mi dà 12 soldi, perché sono un po' brava. E la piangina che dice non c'è giocare, ecco qua mi sta. E io sono obbligata a mettermi sul primo giocatore. Tu sei obbligata a metterti sul primo giocatore, sì. Ed è finito. E quindi è già finito il primo round. Come vedete è molto molto veloce. Adesso che succede? Niente, praticamente si refillano soltanto tutti gli spazi. Quelli degli scoring se ne rimette uno per ogni spazio, soltanto uno, non se ne aggiungono. Invece negli altri spazi si aggiungono tessere, anche dove già ne sono rimaste. Ma noi abbiamo comprato come dei matti e quindi sì, abbiamo comprato praticamente tutto. Io vi dico che tra l'altro capisco la differenza tre, tra 4, turno 5, e round, 6, sarò contenta. 7, 8, 9, 10, 11, 12, per essere sicuro di averli messi tutti, 13, 14, 15. Vedete che ho pure provato a farmi sbagliare, ma così non è. Non ce l'ha fatta. Il turno, io gioco, è il mio turno, tu giochi, è il tuo turno. Il round è quando tutti hanno giocato e tutti hanno passato. Sì, però sì, a caso. Comunque, si usa uno o l'altro tema. Il primo giocatore sei tu. Prego, cara Valentina. Cara Valentina, il tempo non fa il suo dovere. Scriveteci tra i commenti chi è che canta questa canzone. Peggio le cose. Se lo sapete, perché noi l'abbiamo cantata così bene in stereofonia. Tocca a te, tesoro. Lo so, ma mi fai un attimo ragionare, per cortesia. No, perché tanto sei scarsa. Io solo 3 soldi, marci. 4. Prendiamo il legnetto. Ma il legno c'è per cosa? Per fare le botti? Il legno per accendere il fuoco che fa il vapore? Boh. Diteci nei commenti se secondo voi perché il legno viene usato nella produzione della birra. Allora io, guardate qua, vengo, brucio questa
e brucio proprio i 12 soldi che Vale invece ha usato per averne 3. 1, 2, 3. Così ne ho 5 con cui mi prendo... Che salto! Il 5 legno che metto qua. Vai pure, tesoro mio, caro e adorato. Sai che faccio? Dai, diccelo, diccelo. Vengo qua. Meno male. Avevo paura che... Allora, con questo attivo questo, ovvero scelgo un valore. Mm-hmm. E si attivano tutti quelli di quel valore. Tutte le tessere di quel valore. Io scelgo il 4, quindi mi si attivano questi 4 che danno soldi. Sì, 12 soldi. Exact amount. Cosa che non avevo detto, una volta che uno scoring è fatto e non lo fai più per tutto il resto della partita. Perfetto. Tocca a me, io vengo qua e faccio lo scoring B, ovvero attivo tutti i monaci di un tipo. Io attiverò quindi i miei due fratac qua. Non era Pino? No, boh, non lo so, io gli cambio i nomi. L'ho chiamato Pino prima, quindi attivo i miei due pini e questo pino tocca queste tessere, quindi queste tessere si attivano. Faccio 5 avanzamenti del bianco, 5 più 3, 8, 2 avanzamenti del giallo e 3 avanzamenti del blu, 1, 2, 3. Questo pino si attiva e mi dà 5, 10, 15, 16, 17, 18 soldi, boom, ciapali e porta a casa. Io ne ho comunque di più. Va bene, tu sei più intelligente. Sono più brava, sono più brava. Tocca a te, tesoro mio. Qua. Mm-hmm. Pago. Dos. Ed è già la quinta tessera da uno che ti prendi. Questo perché, guardate, queste tessere qua che non vi abbiamo spiegato si possono ottenere fermandosi sullo spazio della botte e sono dei punti aggiuntivi fatti al raggiungimento di determinate condizioni. Questa è la birra che inizia a sbiascicare. Ok. Aspetta, no. No. Ho chiuso. Hai chiuso. 4, 8, 10, 11, 12. Mm. Con 12 mi va avanti di 1 e posso prendere la campanina da 2. Mm-hmm. Con 2 posso prendere, facciamo questo punto, 4 soldi. Non fanno mai schifo. Che non fanno mai schifo. 4 soldi, vado avanti di 2. Faccio questo e questo. Di 2. Allora, è la mia volta. Io vengo qua. Pago 4. E metto questa al sole. Se c'è stato il vento, ho sbattuto delle porte. No, secondo me sono vicini. Ah, sono vicini. Perché se si svegliano i bambini è un casino. Vai, Vale. Sì. Vengo a pagare il numero 2. 1, 2. Ne hai già 6? O è la quinta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cioè li hai già, niente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Che poi nel momento in cui decidiamo di andare a prendere gli obiettivi possiamo prendere tutti. Tutti quelli che ci sono, sì. Però il primo che lo fa... Chi prima arriva, chi prima arriva meglio alloggia. Una botte più grande e l'altra più piccola. Dai, vengo qua, pago 2. E metto Gigi qua, pago 2, 1, 2 e 3. Vai, amore mio! Perché quello che non vi abbiamo detto sul calcolo dei punti, che la risorsa che farà punti sarà la risorsa più indietro sul tracciato. E per il momento io ho tutte queste che valgono 0. Sei. Ma sei, sei esosa, sei. Esi, esi. Però dove lo metto? Sì, lo posso anche mettere qua e poi... Come si attiva? 4, non ce li ho. Però io di quella ne ho tanto bisogno. Sentite, spendo una cifra, ma mi tocca farlo. Allora, così siamo a 10. Mettiamola qua. A, che almeno mi tocca 2 scelte, pago 10. Vai! Allora, io... Io ho 3 soldi, marci. Marcissimi 3 soldi. Vabbè, non ci sono, infatti. Allora, faccio che vengo qua. Ci sono le tessere, volendo potrei comprarle anche tutte e due. Esattamente.
E mentre Vale ci pensa a cosa fare, vi dico di più, ovvero che se con la prima tessera chiudi un recinto che ti dà dei soldi, puoi spendere quei soldi per acquistarti la seconda tessera. Quindi spendo 6. Ho già. E le prendo già tutte e due. Sì, sì, se le metti all'ombra va bene. Tac. Tac. Perfetto. Chiuso il recinto. Con 4, 7, 10, 12. Quindi recinto da 2. Ed è già il tuo secondo recinto da 2. E con 3 recinti uguali si può prendere un altro bonus. Qual è che piangeva? Allora, faccia di fontina. 3 soldi e serve di una soldetta. Sì, 3 soldi. 3 soldi e serve di una soldetta. Allora, tocca a me. 5, 6, 7, 9, 10. Un 2. Quindi devo mettere almeno un 4. È un disastro, è un disastro. Vuol dire che io dovrei bruciarmi qualcosa, almeno di fare uno scoring, che però mi girano un po' le scatole. Ma allora, vediamo qua. Facciamo uno scoring. Hai detto che ti bruciava. Mi brucia, ma lo devo fare. Attivo le blu. 5 soldi e 3 passetti. 1, 2 e 3. Il fatto è che a me adesso le blu mi perdono di interesse, perché non le attivo più le blu. Prego, cara. Prendo qua. Ah, Dio, sei già avanti questa. Ah, ma perché l'ho attivata una volta con questa e una volta con questo. Allora, tocca a me. Io mi prendo questa da 2, che pago 4 e la metto qua. E ho chiuso un recinto che sono 5, 10, 12, quindi anch'io un recinto da 2 e un passo del mastro birraio che è un ignorante. Attivo queste due opposte, quindi 5 del giallo, 1, 2, 3, 4, 5 del giallo e 2 del marrone, 1, 2. Il problema è che ora la mia più indietreggiata è questa qua verde, io lo scoring delle verdi l'ho già fatto. Come anche dei gialli. Sono nella popò più totale. Come anche prego. Dei gialli. Ma tu non sei capace, io sì. Vai amore. Sì, mi fai pensare che fai. Sta tutto un secondo. Guarda che sono rabbia, eh? Me la fai? Scusate, io pago 4. Non reggo l'alcol io. Non è vero, che bugiardo. Te sarai bugiarda, ma sono alcolizzato, tesoro mio. Vai. Vado, vado. Dove vado? Un bel posto in cui andare in mente ce l'avrei. Ah, però io posso fare ciò. Allora, io vengo qui. No! Te li sto ciulando tutti. E attivo anch'io lo scoring A, quindi quello dei numeri, scelgo il numero 5, faccio 5 passi del giallo, 1, 2, 3, 4, 5, e 5, 10, 15, 5 passi del bianco pure, che culo, 1, 2, 3, 4, 5 e 15 soldi, immeritato questi 5 passi del bianco, non li avevo visti, vai tesoro, che ricco, che riccanza, 1, 2, 3, siamo già al terzo turno. Siamo già quasi a due terzi della partita. Vedete, è molto molto veloce. Ah, ti sei rubato Claudio Lauretta. Claudio Lauretta. E quel monaco lì, alla faccia, faglielo vedere bene la vibra. Conoscete Claudio Lauretta? Così. Era andato Italia's Got Talent, faceva l'imitatore. È uguale a quello lì. Forse lavora tipo su Radio DJ o qualcosa del genere. Vai Claudio Lauretta. Allora. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi io vengo qua. Pago ben 10. Perché sono ricco. E li metto. Dove li metto? Dove li metto non si sa. E qua devo ancora per chiuderlo. E ormai per chiudere altri recinti. C'ho questo da poco. Però a me fare soldi mi interessa fino a un certo punto. Mettiamolo qui, dai, proviamoci. Allora, io devo sempre riuscire a muovere i verdi. Salto di 2 con quello più indietro. Me lo lasciate spostare? Me lo lasci spostare? Tu prima hai detto. Me lo lasci spostare? No, l'ho detto, è vero, ciò che hai detto è detto. Io sono uomo di parola.
Ho sbagliato tutto, ma con pazienza. Ma se che stupido. Tocca a me. Allora, no. Io vengo qua, sono obbligato quindi a essere primo per il prossimo turno. Quindi andiamo a refillare, visto che questo sarà l'ultimo turno, gli scoring, solo perché è una partita a due e solo perché è l'ultimo turno, ci saranno due dischetti sullo spazio B e due dischetti sullo spazio C. Ma questo solo perché la partita è a due giocatori. Uno là, due, tre, quattro. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E qua tocca a me. Allora, io avrei bisogno di mettere lì un nini, là un noni. Vabbè, potrei anche fare così, in effetti. Io quanti soldi ho? Tanti, cosa ti lamenti? Ma tanti qua, cosa? Meglio due. Ma sì, ma perché? Devo spendere 8 io, come ma faccio ad averne tanti? Nessuno. E lo metto qua. E potrei anche comprarmi quel 3 blu, però i blu anche li ho già attivati. 5, 10, 17. E bruciamone ancora una, va. Porcaccia, miseriaccia. Bruciamo questa. Prendo 3 soldi, che sono quelli che spendo per prendermi questa qua. Che vengo a mettere qua. Perché io voglio per attivarne. Ok, va bene. 5, 10. Faccio un salto. 20. Metto qua. Chiudo. Con 3, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi quella da 1 e 3 passi. 1, 2 e 3. Aia, sei già saltata là. E ne posso attivare una. Io attivo 3 passi. Non ho soldi. Cofum. 2, 3 passi. Allora, io questo scoring l'ho già fatto. Qua non ho monaci perché ho giocato male. Però potrei a questo punto giunto bruciarmi un'altra carta, mi girano, ma mi girano 1, 2, 3, 4, 5. Anche perché io 3 ne potrei mettere giù. Bruciarmi un'altra carta, mi girano, ma io c'ho solo un soldo. Cosa ne faccio di un soldo? O salto là e direi che è una grandissima cavolata. O salto qua e faccio uno scoring e poi si vedrà. Forse. Però saltare lì. Ma 5, 3, 8, 12, 12, 4, 16. Però due verdi te l'hanno. Sono 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma non è che mi serva tantissimo perché non ottengo soldi. Il mio problema è quello. Ed è bruciata la carta che tengo 12. Se no ti attivavi il marrone. Basta, mi attivo il marrone. E beh, mi attivo il marrone, prendo 5 soldi e faccio 3 passi col marrone. 1, 2 e 3. E boh, è toccata. E metti la carta, cicciabella. E metto la carta, cicciabella. 1, 2. Metto questa che ogni bonus mi varrà uno in più. Ma io quanti bonus prendo? Mi sto tenendo sta carta inutile. 1, 2, 3, 4, 5. Dai, proviamo a mettere questo. 1, 2, 3, 4, 5. Tutte quelle che vuoi. Contemporaneamente. Sì. Allora, Monaco, vieni a me. Di Baviera. Lui, questo qua. Dove fa la birra? Quindi lui si attiva lui. Quindi lui mi fa fare un passo cruciale. 1, 2, 3, 4. Lui un passo col blu. Questo 3 soldi. E questo 3 verdi. E allora io, il blu però l'ho già attivato. Mentre una verde che le ho già attivate. Che schifo. Vengo qua, spendo 2 e metto questa qua. E questo mi fa mettere lo shed, però quello da 3. Perché ho 10, 15, 15 più 7, 22. Quindi metto questo qua, che mi fa fare un passo con Gilindo e attivarne 3, cioè una sì, una no. E io attivo questa, questa e questa. E quindi faccio 4 passi del verde e prendo 8 soldi.
4 passi. 1, 2, 3 e 4. Dai, dai, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Allora, io prendo 3 soldini. Ok. Con 3 soldini perché? Quattro. 10 minuti. Ok, io vengo qua. Faccio lo scoring delle bianche, che quindi faccio 7 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E posso mettere giù un'altra carta e mi metto giù questa. Che bravo. Le botte mi varranno più una. Bravissimo! Grazissimo! Dai, dai, dai che ce la fai! Shh. Allora, bella magia, hai riempito quasi tutto il... Complimenti! Allora, vengo a fare uno scoring delle marroni, quindi mi dà 7 soldi, 7 soldi e vado in là, uno. Poi metto questa qua. Questa qua, l'ultimo, va avanti di quanti... Esattamente. Quindi il bianco va avanti di 1, 2, 3, 4, 5. Del numero... Sì, 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 sì. 1, 2, 3, 4, 5. Del numero di scoring già fatti. Ok, tocca a me. Io vengo qua, spendo 8. Quindi 5 e 3 che avevo già in mano, 8. E metto questa, per esempio... qua è uguale, tanto non è che mi cambia, va bene. Allora, andiamo sul mio amore. Sì. Niente. Spendi per così 4. Poco una volta ti spacco le dita, ti permettiamo qua, metto qua. Ho chiuso, sono 2, 4, 6, 7, 8, con 8 va avanti di 3, 1, 2, 3, e prendo la casetta con l'1, mi attivo 1, questo che non va avanti da 2. Muy bien, tu ne hai 3 diverse, però solo casette, non ne hai 4. Ok, e io vengo a fare questo scoring e faccio lo scoring delle gialle che mi danno 5, 10, 16, 16, 5, 5, 10, 16 in avanti, quindi anche questa arriva a 20 e posso mettere giù questa qua che è la stessa di Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per quella più indietro, avendone due a pari scelgo io e boh, è uguale 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tu hai solo più monaci, non attivare? Neanche, li ho già attivati questi qua. Sì, nel senso, quindi non sì. Ti metti qua a fare attivazioni? No, perché non ho monaci da attivare, sì, quello. Non so se posso fare una... No, non posso fare un'attivazione che non mi... Giusto no. Per togliertela a te? Penso proprio. Dammi un po' il regolamento che eri accanto a te, tesoro mio, però. Ma no, perché no, no, mi sembra che sei obbligato, mi sembra che sei obbligato... Cioè, no, ma infatti, ho detto... La carta. Sì, mi sembra che sei obbligato... No. Secondo me no. Sì, no, vai, ma non si può. Further, non puoi mai muoverti su un spazio, No, ma non si può. Quattro. Eppure. Tocca a me, e io ho pochi soldi, 1, 2, 3, 4 soldi, allora io a questo punto, tanto non mi serve a niente, io salto subito sulle botti, così... E vediamo, tutto... No, tutto... no, 4 case no. Diverse, 3 case uguali, no,
5 tessere con 6 tessere da 5. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi questa ce l'ho. 6 tessere 1? No. 3 carte? Sì. Tutti i monaci attivati? No. Tutte le risorse attivate? Sì. Tutte le risorse sull'1 non le ho. 1 sul 20 ce l'ho. Il monaco sull'1 non ce l'ho. Tocca a me? Sì. Quindi vengo qua. Sì. Attivarmi il monaco qua. Sì. Che mi dà 4, 8, 12 soldi. Sì. E un passo col blu. Allora, 12 soldi. E un passo col blu. Ah, è entrata un'arietta. E questo qua mi fa due passi col verde e due passi, e due passi col giallo. Tu sei... Vabbè, io ci ho sti 40 avanti. Ma vedremo, vedremo. Tu c'hai il monaco più avanti di me. Il mio monaco è ancora a 5 a 1. E lì rimarrà. Va bene, piangeremo dopo. E puoi mettere giù una carta, Vale. Devi mettere giù sì, la... Sì, è questa qua. Che quella è... che sborona. Ok, io tutto quello che posso fare è dire passo. Ah, e dicendo passo potrei scegliere o di fare un passo col Brewmeister, che non mi serve a nulla, di far avanzare di 2 la risorsa più indietro, che potrebbe servirmi, o di mettermi primo. E mettermi primo di sicuro mi darà un punto vittoria. Perché? Mannaggia. Perché da un punto vittoria, sì. Ah, sì. In realtà non l'avevo mai applicato perché è l'ultima cosa che si conta ed è uno spezzapareggi fondamentalmente. Però... ti lascio a te quel punto e io porto avanti di 2 la verde. Allora, vengo sulle botti, perché le tanto, botti. Allora, se io metto, non chiudo più niente, tanto. Se non chiudi più niente non ti serve, ti conviene tenerti i soldi. Allora, io ho questa qua. Tutto l'assolato ce l'hai. Quattro capanni diversi? No. Tre uguali? No. Sei tessere da 5? No. Sei tessere da 1? Sì. Tre carte? Sì. Hai attivato tutti i monaci, hai attivato tutti i cosi, le hai tutte almeno sull'1, ne hai una sul 20, no, hai il monaco sull'1. Quindi, va bene, vediamo, vediamo. Ok, tocca ancora a te. E ti metti prima. Allora, è finita la partita. Andiamo a contare i punti. La prima cosa che si fa è fare la conversione delle risorse. Quindi, secondo delle abilità del nostro mastro birraio, noi potremo convertire le risorse più avanti per far avanzare quelle più indietro. Per esempio, la mia abilità è di essere in rapporto 5 a 1. Quindi vuol dire che io posso fare 1, 2, 3, 4, 5 e questa fa un passo. 1, 2, 3, 4, 5 e questa fa un passo. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faccio anch'io. Tanto fallo anche tu. Si possono anche combinare i 5. Quindi io potrei fare 1, 2, 3, 4, 5 e far fare 1 a questa e basta. E non ho più altri movimenti utili. Vai amore. Allora, il mio è 3. 1, 2, 3. E va avanti proprio indietro. Sì, ma non mi cambia niente. 1, 2. Non ti cambia niente, però il secondo passo è spendere 10 soldi se si hanno per far fare un passo alla risorsa più indietro. Ok. Questo è la conversione. Dopodiché si guarda la risorsa più indietro, che per me è questa, sono 6 punti per il moltiplicatore di dove è il nostro mastro birraio, quindi 6 per 2, 12 punti, ai quali vado a sommare questi qua, quindi 6 per 2, 12, 12 più 12, 24, più 4, 28. 28. E io quindi concludo la mia partita con miseri 28 punti vittoria. Vale? Io qua ho 3. Sì. Per 4. 12. 12. Già ti odio. 4, 8, 12. 24, 28, 30, 31. Vai a cagare. Hai vinto la partita, Valentina. Brava. Non ho mai vinto. Asoro, invito tutta la parte al sole, che non si hanno mai soldi in sto gioco qua, il gioco delle ristrettezze economiche. Quindi 28 a... Tu, io 28, tu 30... 28 12. Più 2, 30, 31. Di 3 punti marci. Sicuramente sono pochissimi. No! Attenzione! Tu ti sei contati più 4? Hai contati più 4? No. 4, 8 e fatto. No, 4. Fermi. E ricontali. Fermi tutti. Ricontali. 6 per 2, 12. 24. 12 più 12 fa 24. Più 4 fa 28. 8.
Meraviglioso e incredibile, quindi grazie a tutti, speriamo che vi siate divertiti come mi sono divertito io. E ciao, buonanotte e buone botte. Ciao, esatto. Ecco svelato l'arcano. Se volete mettervi alla prova con altri quiz ludici, il nostro forum vi aspetta.